Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo del conflitto in Ucraina, ma anche delle ripercussioni di carattere economico, di carattere politico, militare, strategico per l'Europa e per il nostro Paese. Lo facciamo con rappresentanti di varie forze politiche, con un collegamento con il quale apriremo anche tra poco la nostra trasmissione, con la frontiera tra la Romania e l'Ucraina, dove un'associazione di volontariato di Giulianova sta portando proprio in queste ore degli aiuti ai tanti profughi che lo varcano questo confine. Intanto saluto e ringrazio nei nostri studi gli esponenti appunto dei due partiti che appunto hanno una presenza fisica, altri avranno una presenza virtuale, sono a Roma impegnati in attività parlamentari. Saluto e ringrazio Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva. Buonasera. Coordinatore regionale del partito di Matteo Renzi e il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, abruzzese. Buonasera. Buonasera a Maurizio Acerbo. Noi diamo la buonasera ai nostri telespettatori, ma registriamo qualche ora prima, come vedremo poi anche dal collegamento. Salutiamo e ringraziamo in collegamento Zoom Nazario Pagano, coordinatore regionale, senatore di Forza Italia. Eccolo qui. Salutiamo Daniela Torto, sulla destra, appunto parlamentare del Movimento 5 Stelle, Michele Fina, segretario regionale del Partito Democratico. E adesso, dandogli subito la parola, il volontario, il rappresentante dell'associazione Kerygma di Giulianova, Emanuel Besleaga, che si trova appunto di mattina, quando registriamo questa trasmissione, al confine tra la Romania e l'Ucraina. Emanuel, buongiorno. Intanto raccontaci il tuo viaggio, quando è iniziato e che cosa stai trasportando e consegnando proprio in questi momenti. Emanuel, buongiorno. Dovresti attivare il microfono. Ok, adesso ci sono. Buongiorno. Sì. Buongiorno Emanuele. Allora, ci troviamo proprio sul confine con l'Ucraina. Questo è un nostro deposito di aiuti umanitari per il popolo ucraino. Lavoriamo insieme all'associazione Kerygma. E il nostro compito è quello di portare tutti gli aiuti che vengono dall'associazione nelle zone di guerra dove ci sono i bombardamenti adesso. E proprio oggi sono partiti due camion e in totale una cinquantina di tir che sono partiti per la zona di guerra. Lavoriamo con una rete messa a posto molto bene e il nostro compito è quello di aiutare le persone. Mandiamo pane. Abbiamo mandato più di 20.000 pizza nella zona di guerra e generi alimentari di circa un milione di euro di generi alimentari che è partito dal nostro deposito per la zona di guerra. Tu naturalmente fai parte di un'associazione che ha un carattere nazionale. A Giulianova in Abruzzo c'è un punto di raccolta. Quanto è stata importante la generosità degli abruzzesi? Cosa avete raccolto e quante merci state consegnando proprio grazie a questa iniziativa? Bene, devo vantarmi con gli italiani perché riceviamo aiuti da tutte le parti d'Europa, anche dall'estero, ma il lavoro fatto in Abruzzo è stato un lavoro esemplare, un lavoro perfetto e di una generosità ancora che non ho ancora incontrato, perché ci sono parecchi tir che sono partiti dall'Abruzzo, dall'associazione Kerygma tramite le raccolte fatte nella zona, e di merce genere alimentare di un'alta qualità, e qualsiasi cosa che abbiamo ricevuto dall'Abruzzo è stato di una qualità superiore, nettamente superiore a tanti altri, non per fare paragoni, ma proprio perché ci stiamo trovando molto bene e vediamo una generosità particolare nel cuore degli italiani. Perciò ringraziamo Kerygma e anche tutti voi che avete donato, che state donando per l'Ucraina, e tutta la roba che viene passa solo per fare i documenti qui e ricaricare altra roba, e viene spedita con i treni in modo particolare nella zona di guerra come Kiev, Mariupol, Poltava, quelle parti, Kharkov, le città più bombardate dell'Ucraina.
Emanuele, tu sei sul confine della Romania, c'è anche l'altro confine, quello polacco, in cui ci sono milioni di profughi che stanno attraversando appunto questo confine per arrivare in Unione Europea. Sì. Com'è la situazione alla frontiera rumena per quanto riguarda i profughi? Per adesso sono due o tre giorni sono quando ci sono meno profughi. Perché non ci sono più bombardamenti come prima, e la gente interessante è che adesso quelli che partono dalle città bombardate si fermano nella zona dell'ovest dell'Ucraina in attesa che la guerra finisca e che loro possano tornare a casa. Quindi abbiamo qualche giorno di tregua quando ci sono meno rifugiati da queste parti, dalle nostre parti. Tu hai avuto... Prima erano a centinaia. Un'ultima domanda, tu hai avuto modo anche di parlare con loro naturalmente, ecco, in questi ultimi giorni risulta anche questa notizia che le truppe russe si stiano allontanando dal nord dell'Ucraina per concentrare la loro offensiva nel meridione, quindi si stiano ritirando sostanzialmente anche da Kiev. Sì, questo è vero, sì, ci sono meno truppe russe a Kiev adesso, lasciano però tanti campi minati, questo è un problema serio per gli ucraini che però si trovano all'altezza di risolvere questi problemi, quindi vediamo sì un ritiro, ma non leggero, molto leggero delle truppe russe in questi giorni. Quindi si tratta ancora di presidiare il fronte dal punto di vista umanitario per quel che riguarda la vostra attività. Di che cosa c'è bisogno come ultimo appello? Allora c'è bisogno di generi alimentari. La situazione è veramente tragica in alcune città come Mariupol, dove ci sono ancora 160.000 persone rinchiuse nelle sotterranee, nei bunker. È una situazione abbastanza complicata a Buca. Adesso la città è stata bombardata, quindi non si possono più portare aiuti in questi giorni e c'è tanta gente che ha bisogno di generi alimentari. Una donna che diceva: non ho mangiato pane da 36 giorni e non ho bevuto il latte. Noi abbiamo portato pane e latte e loro hanno proprio bisogno degli elementi di base per sopravvivere. Grazie Emanuel, non ti rubiamo altro tempo che è prezioso quello, il tuo come quello dei tanti grazie. Volontari che onorano anche la solidarietà degli italiani e degli abruzzesi in questo caso. Grazie e buon lavoro, grazie in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto. Allora, abbiamo iniziato con questa testimonianza che mi sembra molto importante per restare aderenti alla realtà e anche rispetto a quello che noi possiamo fare per sostenere questa popolazione che subisce gli effetti del conflitto. Adesso ne parliamo con i rappresentanti della politica, delle istituzioni, con il senatore Nazario Pagano che ci dovrà lasciare tra qualche minuto, quindi gli darò la parola per primo e sarà il suo un intervento, se vogliamo, introduttivo della situazione, anche degli ultimi passaggi parlamentari che questa crisi internazionale, poi sfociata in guerra, ha avuto. Ecco, si è parlato di un Parlamento compatto nel sostenere la posizione del governo, c'è stato ovviamente anche qualche riferimento polemico, mi riferisco in particolare alle posizioni dei 5 Stelle di cui parleremo, poi anche situazioni che hanno all'interno della stessa maggioranza determinato qualche giorno, qualche ora di tensione, in particolare sulle spese militari. Qual è la posizione di Forza Italia e soprattutto che cosa rispondete a chi ha parlato di una vostra posizione troppo taciturna rispetto a Putin? Senatore Pagano. Ma intanto buongiorno a lei, buongiorno agli altri ospiti della trasmissione. La posizione di Forza Italia ufficiale è stata anche chiaramente espressa al nostro leader, ma l'abbiamo espressa anche con i comportamenti, con la partecipazione compatta e numerosa all'appuntamento che c'è stato in Parlamento con il collegamento con il presidente Zelensky dell'Ucraina. C'è poco da aggiungere: quando un paese come la Russia invade un altro paese indipendente
di fatto viola il diritto internazionale, un'azione di guerra a tutti gli effetti, inconciliabile con tutti i trattati internazionali, qualunque sia la motivazione, le presunte provocazioni non hanno più senso. Quindi Forza Italia è totalmente compatta nell'affermare che bisogna difendere il popolo ucraino. I gesti di solidarietà come quelli di cui si parlava poc'anzi con il rappresentante dell'associazione di volontariato che adesso è lì al confine con la Romania. Io stesso sono stato in Polonia, prima a Cracovia, poi nei pressi del confine fra la Polonia e l'Ucraina. Tra l'altro, essendo io presidente del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Polonia, ho un rapporto particolarmente stretto con questo paese, appunto con la Polonia, e pertanto mi sono impegnato per quello che ho potuto anche attraverso le nostre diplomazie locali. Per esempio il nostro console onorario di Cracovia si è messo a disposizione di tante organizzazioni di volontariato che hanno raccolto giovani e donne o bambini e mamme e poi li hanno condotti attraverso pullman o altri sistemi di collegamento o altri sistemi di trasporto fino al nostro paese. Alcuni dei bambini sono anche in Abruzzo, altri sono in altre regioni italiane. Quindi la posizione di Forza Italia è compatta ed è questa. Sul presunto silenzio, è noto a tutti e non stiamo qui a nasconderlo, che il presidente Berlusconi ha avuto un ottimo rapporto in passato, lo considera un amico personale, Vladimir Putin. Però è chiaro che questo non significa che poi a un certo punto, se Putin sbaglia, bisogna, come dire, solo perché c'è stato un rapporto di amicizia personale fra i due, che non si possa condannare quel che egli da presidente della Russia commette. Berlusconi, seppure non subito, secondo me ha fatto bene a non intervenire immediatamente, sarebbe stato forse anche poco credibile, ha condannato ovviamente l'azione di aggressione armata da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Poi possiamo dirle tutte, secondo me ha sempre fatto benissimo, e non solo secondo me, Berlusconi, a cercare di integrare il presidente russo. Quando ci fu il famoso incontro di Pratica di Mare fra Putin e il presidente dell'epoca degli Stati Uniti d'America, Bush, fece un'opera, secondo me, meritoria. Non bisognava relegare, come dire, marginalizzando la Russia e spingendola tra l'altro verso la Cina, con quello che è stato fatto purtroppo in questi anni dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa, che è stata troppo prona a questo atteggiamento. Bisognava integrarlo, insomma, il popolo russo non è così distante dalla cultura europea, anzi, tutt'altro, forse è più vicina alla cultura europea quella del popolo russo, se solo pensiamo ai tanti letterati, ai musicisti, che pure hanno contraddistinto quel popolo nei secoli passati, anche in quello recente. Ecco, io credo che forse qualche colpa l'Occidente, in modo particolare l'Europa, avuta in tutta questa vicenda. Ecco, però Berlusconi avrebbe potuto svolgere un ruolo diplomatico proprio per questa sua antica amicizia con Putin, oppure ci sono motivi di sicurezza per i quali non c'è stato questo contatto? Ma no, il contatto, onestamente, dico francamente, non so se c'è stato per vie brevi. Io credo che, per come conosco io il Berlusconi, che non è un pacifista di maniera, lui crede nella pace perché pensa che la guerra sia il male assoluto. Lo ho sempre pensato, ha sempre accolto, qualcuno ricorderà di quando addirittura si recò a Bari per accogliere i profughi albanesi, figuriamoci quello che pensa, quello che valuta. Lei pensi che c'è un collega che si chiama onorevole Ugo Cappellacci, che forse l'onorevole Daniela Torto conosce, visto che è una sua collega, ha fatto già 3-4 spedizioni anche col mio contributo. All'inizio dovevo partire con lui, poi purtroppo ho contratto il Covid e quindi non ho potuto muovermi da casa, avrei dovuto andare con Cappellacci. Berlusconi lo ha chiamato 2 volte al giorno per sapere come il viaggio in pullman per andare a prelevare questi bambini ucraini andava. Cioè, è fatto così, l'uomo è fatto così. E Berlusconi avrebbe potuto svolgere un ruolo di mediazione se glielo avessero, come dire, conferito questo ruolo. Ma ovviamente
questo non è accaduto. Si poteva anche ipotizzare, non so, che una figura autorevole, quale è stata fino a pochi mesi fa anche quella di Angela Merkel, che avrebbe potuto affiancare Berlusconi in quest'opera. Però si è cercato altre strade, addirittura adesso Erdogan è diventato un possibile mediatore. Ci sono molti errori. Da Erdogan a Abramovic, insomma, sono figure tra le... Io queste cose le percepisco, qualunque tipo, e questo lo diciamo, e questa è la posizione di Forza Italia, qualunque metodologia di mediazione pur di arrivare ad una pace, ad una conclusione di questo conflitto, ovviamente è utile, cioè qualunque, anche quello di Erdogan, voglio dire. Certo, avrei desiderato che l'Europa avesse svolto un ruolo diverso. Non è bastato che Macron, che il presidente pro tempore dell'Unione Europea, si facesse carico di telefonargli ogni tanto, non mi ricordo nemmeno se lo ha incontrato a Putin. Mi è parsa un po' leggerina la posizione dell'Europa in questi mesi, e devo dire francamente anche la polemica che si scaturisce, se uno rispetto alla posizione di alcuni contro gli Stati Uniti, ma anche contro Putin, contro la NATO e contro Putin, ci sono delle ipocrisie di fondo nel mondo occidentale, anche nel nostro paese, in questo momento, che non si conciliano. Se tu vuoi aiutare il popolo ucraino, lo devi aiutare in tutti i sensi, anche attraverso le armi. Cosa vuoi fare? Ecco, siamo sul punto delle armi. Ecco, io su questo chiedo una sua riflessione. Se si difende con le mani, allora possiamo anche dircelo, va bene, ci si difenderanno con le mani, ma purtroppo con le mani non si fa mai giorno. Se non vogliamo più vedere scene tragiche come gli eccidi che ci sono stati negli ultimi giorni e di cui il mondo occidentale ha potuto purtroppo verificare utilizzando le immagini, che poi sono il sistema, come dire, più evidente di quanto sia tragico quel che sta accadendo alle porte di casa nostra, io penso che ci sia poco da dire. Quindi arriviamo con tutti i sistemi possibili e immaginabili, al di là degli errori commessi in passato, arriviamo ad una soluzione, qualunque sia il metodo di mediazione, di negoziazione, però per esempio quello dell'embargo, delle sanzioni alla Russia è certamente molto utile. L'economia russa, adesso con l'ipotesi anche qui, no? Se noi non dobbiamo più acquistare il gas dalla Russia, visto che noi abbiamo un fabbisogno di 77 miliardi di metri cubi di gas e oltre il 40% di questo fabbisogno deriva dalla Russia, dobbiamo capire questo gas da dove arriva. Anche magari potrebbe andare bene anche se venisse estratto direttamente dal nostro paese, visto che abbiamo per esempio dei pozzi nel mare Adriatico che sono di fatto inutilizzati e che invece non procurano danno a nessuno se venisse estratto più gas da lì. Ecco, quindi cerchiamo di superare anche queste ipocrisie di fondo che un certo mondo, soprattutto a sinistra, purtroppo pratica da sempre. Bene, grazie senatore Pagano, so che lei tra un paio di minuti ci deve lasciare, quindi la salutiamo. Scusa se vi lascio, ma purtroppo un altro impegno. La lasciamo qui e noi con i temi, benissimo, con tutti i temi che ha introdotto, dal discorso delle armi a quella anche la situazione energetica, questo è il cappello giusto per il dibattito politico che dopo una breve pausa accenderemo qui in studio e sulla nostra chat di Zoom. A tra pochissimo. Siamo tornati in studio, vi parliamo appunto ora dal punto di vista politico delle iniziative prese da prendere per le posizioni del nostro paese. Abbiamo parlato di armi, abbiamo parlato di energia, una delle forze politiche che hanno mostrato anche rispetto al governo che sostengono qualche perplessità è appunto il Movimento 5 Stelle. Io saluto Daniela Torto, parlamentare pentastellata, alla quale chiedo una valutazione rispetto alla posizione attuale del governo Draghi, anche rispetto alle rassicurazioni circa soprattutto il tema delle spese militari del nostro paese e della loro incidenza sul prodotto interno lordo. Tutto chiarito oppure c'è ancora da discutere, onorevole? Ma guardi, buongiorno, intanto saluto tutti. La posizione del Movimento 5 Stelle mi dispiace che venga interpretata come una minaccia al governo oppure come qualcosa contro
Draghi, in realtà stiamo ponendo una posizione politica e un tema politico serio. E proprio per questa ragione, ogni volta che il Movimento 5 Stelle ragiona seriamente su qualcosa, sembra che minacci il governo. Questo ovviamente non lo accettiamo, ma per tornare sul punto delle spese militari, mi sembra che siamo stati abbastanza netti come posizione. È chiaro che ci siamo di fronte a dei veri e propri crimini di guerra. È chiaro che l'Unione Europea non può rispondere con un'escalation militare, quanto piuttosto con una soluzione politica. E per fare questo abbiamo bisogno di un'Europa unita e di un'Europa coesa. Perché se da una parte, ecco, una cosa è offrire il nostro sostegno all'Ucraina, un'altra è procrastinare questo conflitto sperando che la Russia venga a piegarsi. Ecco, io voglio essere chiara su questa, dobbiamo partire da una soluzione politica che traccia le sue basi sul principio di autodeterminazione dell'Ucraina. E va vietato in questo senso che la corsa al riarmo vada poi a assorbire risorse necessarie per la sicurezza sociale interna dell'Italia e anche per tutti quei sistemi di transizione energetica che vanno messi a punto, forse andavano messi già a punto ieri, ecco. Quindi questa è la posizione del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo ribadita e siamo contenti oggi che per l'obiettivo del 2% ci si trova tutti d'accordo. Lo stesso ministro Guerini ci ricorda che ed è d'accordo con noi sul fatto che il 2024 fosse una data meramente indicativa. In realtà vanno stabilite delle tempistiche che rispettino il contesto nuovo in cui stiamo vivendo. Bene, grazie onorevole Torto. Camillo D'Alessandro, insomma, sempre all'interno della maggioranza di governo, una voce che invece sin dall'inizio non ha avuto dubbi nemmeno sull'aumento delle spese militari. Perché? Ha ragione Pagano quando dice non ci si difende con le mani? No. Intanto l'aumento delle spese militari non è legato al conflitto attualmente in corso, ma degli impegni che anche lo stesso Presidente Conte, allora Presidente del Consiglio, assunse a Londra alla conferenza dell'ONU. Ora, il tema è questo, se fai parte della conferenza della NATO, fai parte di una organizzazione come la NATO e assumi degli impegni, questi impegni si procrastino al di là di chi governa, è evidente che vanno mantenuti e vanno onorati. Non è il tema entro quando farlo, ma il dibattito che aveva, diciamo, inizialmente invaso i 5 Stelle e anche chi legittimamente crede che questa cosa sia sbagliata. E non è tra entro quando farlo, ma se farlo o non farlo, quindi mi sembra, insomma, una posizione un po' strumentale, quella di marcare addirittura una vittoria perché hai aggiunto qualche anno nella data nella quale devi fare l'aumento delle spese militari, che poi sappiamo tutti che spese militari non solo sono armamenti, ma sono anche difesa, sono la difesa, diciamo, la difesa su internet, la difesa dagli attacchi esterni di ogni natura. Significa adempiere ad un patto dove noi facciamo parte. Noi parliamo della NATO sempre in terza persona, ma l'Italia fa parte della NATO, a meno che si discuta che si voglia uscire, non è la mia posizione, ma fino a quando tu fai parte della NATO hai dei diritti sanciti dal patto atlantico e hai dei doveri. Non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti coloro che fanno parte della NATO. Questo è il tema dell'aumento delle spese militari. Per quanto riguarda l'analisi invece di quello che è accaduto, io mai come in questa occasione credo che dobbiamo coltivare il valore del dubbio su ogni cosa, ma fino a un certo punto, nel senso che io credo che è giusto ragionare come ha fatto il senatore Pagano anche sulle responsabilità che riguardano la NATO. Io mi ricordo che il presidente Macron qualche anno fa attaccò la NATO dicendo non pervenuta su tutto lo scacchiere internazionale. C'è una riflessione in corso sulla nuova organizzazione della NATO, così come la funzione e il ruolo dell'Europa.
L'importante è che di fronte a questo legittimo dibattito che convoca sul come è, su come siamo Europa e su come siamo NATO, ci ricordiamo i confini. Noi facciamo parte dell'Europa, facciamo parte della NATO e nel merito del conflitto c'è un popolo aggredito e c'è un invasore. Su tutto il resto possiamo discutere, tranne che sulle giustificazioni che arrivano a, come dire, in qualche maniera giustificare, appunto, chiedo scusa, l'invasione della NATO e l'invasione della Russia in Ucraina. C'è un limite. Le ragioni pure supposte che riguardano le motivazioni, che riguardano l'attacco della Russia, non sono ragioni giustificabili nel momento in cui passi dalla diplomazia, dal conflitto diplomatico, passi alla guerra. Questo è accaduto e io credo che un paese come l'Italia, dentro l'Europa, che ha conosciuto l'invasione e che ha conosciuto il grande valore della resistenza, non possa che stare a fianco alla resistenza ucraina nei confronti di un invasore che si chiama Russia. Il resto poi possiamo discutere di tutto, ma di fatto oggi c'è un aggredito, di fatto oggi c'è un invasore. Quell'invasore non è esattamente una nazione democratica, la Russia mette in galera i propri dissidenti, la Russia uccide i propri dissidenti, la Russia fa scomparire i giornalisti, di questo parliamo, ma è una questione che riguarda la Russia. Al momento in cui la Russia entra in un altro paese militarmente, ci riguarda tutti. Allora, iniziamo dalle spese militari con Maurizio Acerbo, che ha avuto, insomma, anche a segnalare la notizia del fatto che ci sia stata un'esenzione IVA addirittura per gli armamenti deliberato in sede parlamentare nei giorni scorsi. Poi appunto le chiedo, rispetto alla posizione pacifista, è chiaro che Rifondazione Comunista è da sempre per l'uscita dell'Italia dalla NATO, ma nel momento in cui si è all'interno della NATO è anche difficile pensare ad altre opzioni di difesa, come diceva Camillo D'Alessandro. Ma non sono d'accordo, l'Italia ha sempre fatto parte della NATO, ma quando c'erano Craxi e Andreotti, che non erano certo Che Guevara, però l'Italia aveva una sua politica autonoma, e c'era un grande partito comunista che aveva una sua politica autonoma e contava, invece adesso abbiamo dei pusillani, dei partiti che non sono dei partiti, ma comitati elettorali, gente che pensa solo a sopravvivere come carriera, per cui abbiamo un Parlamento che è capace di votare di tutto e addirittura mentre Francia e Germania cercavano di sottrarsi alla pressione americana per la guerra, l'Italia, che è il paese che storicamente, proprio per la storia precedente, aveva tenuto sempre i rapporti più stretti con la Russia e avrebbe potuto svolgere il ruolo di mediazione che la Costituzione assegna al nostro paese, l'Italia è stato il paese più allineato con gli Stati Uniti. Questo a me non stupisce, perché da quando è cominciata la Seconda Repubblica che a poco siamo diventati una piattaforma militare della NATO e degli Stati Uniti. Noi sosteniamo dal 1991 che la NATO è superata, perché la NATO fu giustificata dicendo che doveva difendere dal patto di Varsavia, in realtà era nata prima del patto di Varsavia, certo. Ma comunque era difensiva, pare che dovesse combattere l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non esiste dal 91. Gorbaciov aveva proposto una sicurezza comune in Europa, invece la NATO è diventata l'ostacolo a costruire questa sicurezza comune e con il suo espansionismo fino ai confini della Russia ha prodotto in Russia un revanchismo nazionalista pericoloso, per cui questa è una guerra la cui responsabilità non è soltanto di Putin, ma anche della NATO e delle classi dirigenti occidentali. Ma ciò la giustifica in quanto guerra? No, Putin non è sicuramente amico di quelli come me. Quelli come me nella Russia e Putin finiscono in galera. E esatto. Invece tutti quelli che votano per fare la guerra a Putin, si sono fatti tutte le foto con Putin.
Gli oligarchi russi fanno parte dell'oligarchia capitalistica di quell'1% che si spartisce il pianeta, però come è accaduto nel 1914, come insegnavano i classici del marxismo, succede che poi questi capitalisti ogni tanto fanno la guerra per regolare i loro conti e chi muore, muore la povera gente. Ora il problema italiano è che dopo la Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo avuto una classe dirigente per alcuni decenni fatta da persone che la guerra l'avevano vissuta e che avevano fatto del ripudio della guerra e di un ruolo di pace dell'Italia l'asse della politica, al di là della maggioranza e dell'opposizione. E tanto è vero che noi abbiamo una Costituzione pacifista. Invece che cosa accade? Che ultimamente questi principi si sono persi, anzi si fa gara ad accreditarsi a Washington andando contro gli interessi del nostro paese, che sono interessi di cooperazione con la Russia e di relazioni internazionali pacifiche. Noi addirittura ci autosanzioniamo con le sanzioni alla Russia da anni. Ora, è evidente che l'azione intrapresa da Putin è criminale nel senso di violazione del diritto internazionale, perché è l'invasione di un altro paese, ma Putin non è altro che un imitatore di quello che fanno sempre gli Stati Uniti con la nostra complicità. Se facciamo l'elenco delle invasioni statunitensi con la nostra complicità negli ultimi 30 anni, in particolare, per non andare più a ritroso, se no l'elenco sarebbe infinito, praticamente non c'è anno che non viene invaso qualche paese, e in questo momento gli Stati Uniti sono presenti in paesi, in Iraq ci sono le truppe europee e statunitensi, nonostante il Parlamento dell'Iraq abbia votato che non vuole truppe straniere. Ma rispetto al discorso delle armi? Rispetto al discorso delle armi, elementare la questione. Aumento delle spese militari, io sono d'accordo con Papa Francesco, pazzi. Io spero che nessuno dei parlamentari, compresi 5 Stelle, perché il problema non è se l'aumento delle spese si fa entro l'anno prossimo o entro 3 anni o 4 anni, è una presa in giro, è ovvio che non spendi tutti i soldi immediatamente, ma i 5 Stelle devono fare la rivoluzione e invece mi sembra solo gente che cerca di come essere rieletta alle prossime elezioni. Ma tutti, da Camillo Alessandro fino a Luciano Alfonso, a Nazario Pagano, io spero che tutti non vengano rieletti nel proprio Parlamento. Trovo folle che il nostro paese spenda una cifra così enorme per le armi, considerato la Costituzione che ha. E questo non ha a che fare con la sicurezza del nostro paese, ha a che fare col fatto che le classi dirigenti occidentali sono nell'ottica di una nuova guerra fredda che produrrà nuovi conflitti. Quando si comprano le armi, si comprano per fare le guerre, e su questo voglio essere chiaro, siamo arrivati al paradosso che non eliminiamo le accise sulla benzina e l'IVA o sul gas, li eliminiamo sul traffico, sul commercio di armi. La china che stiamo prendendo è quella che portò alla prima guerra mondiale. Tutti fanno i paragoni con Hitler, ma qui bisogna fare i paragoni con la prima guerra mondiale, in cui tutti pensavano che non ci sarebbe stata, poi però c'è stata. Da ultimo vorrei segnalare una cosa che io credo che sia gravissima, e cioè quello che sta accadendo in Ucraina. La crisi, compresa la guerra, perché c'erano già stati 15.000 morti, c'era dal 2014. Al posto di fare da mediatori, ci si è allineati, Italia ed Europa, agli Stati Uniti, che vogliono creare in Ucraina un Afghanistan per mettere in crisi Putin. Ora, io non ho nessuna simpatia per Putin, non so Berlusconi, non ho lettoni da condividere con Putin, al massimo posso condividere con le Pussy Riot, ma voglio essere chiaro. Un Afghanistan in Ucraina significa decine, se non centinaia di migliaia di ucraini che muoiono. E questo è non il lo rischio vuole della nessuno. Terza guerra mondiale. E io credo che se ci fosse la classe dirigente democristiana, socialista, repubblicana, comunista della prima repubblica, avrebbe assunto la pira, sarebbe partito per andare a Mosca a discutere. E invece abbiamo Enrico Letta, io lo dico,
uno che dico la televisione dice che rappresenta la sinistra, che ha trasformato con i voti del popolo di sinistra il PD in un partito guerrafondaio. Io sono indignato di quello che accade. Linea al guerrafondaio Michele Fina, segretario regionale del Partito Democratico, di un Parlamento che, come ha detto... Michele Fina non è in Parlamento, non so come avrebbe votato, quindi non voglio dargli colpe. Che come non guerrafondaio sarei poco credibile, come sa Maurizio. Fina. Intanto vi ringrazio per questa discussione, perché naturalmente il fatto che si faccia anche a livello regionale e locale non è scontato. Aver aperto con un volontario mi consente, naturalmente penso unitamente a tutti gli altri, di ringraziare tutti coloro che si stanno spendendo anche pericolosamente per corridoi di sostegno umanitario, ma anche per tutti coloro, non è stato detto, che stanno accogliendo, compreso nella nostra regione, gli amministratori, le persone che mettono a disposizione le proprie case, gli spazi pubblici, il sistema di accoglienza. Alla fine, se pensiamo al mondo 2 anni fa, prima della pandemia, dominato da un dibattito politico abbastanza drogato, no? Dalla paura dell'invasione, dall'odio verso lo straniero, dalla xenofobia, ci ritroviamo invece in un paese che è quello che è, paese, anche la nostra regione, di emigrazione, che sa che cosa significa dover fuggire o dalla fame o dalla guerra, in questo caso dalla guerra, e poi sa accogliere. Quindi anche voi raccontate quotidianamente di decine di iniziative, già ci sono nel nostro territorio centinaia, migliaia di persone, questo credo che sia importante dirlo, perché poi i territori possono svolgere una funzione importante per la pace. E poi naturalmente rispetto alla discussione che si è fatta sono dette molte cose, io dico la mia opinione. Sulla NATO si sarebbe dovuto, interloquisco con Maurizio in ultimo acerbo che conosco da tanto e che credo abbia per me una simpatia almeno pari a quella che ho per lui. È vero che la NATO è stata l'alleanza di cui ha fatto parte l'Italia a guida democristiana, ma ricorda come me, perché è stato un giovane comunista che nel 76 lo stesso Berlinguer dichiarò: preferisco essere sotto l'ombrello della NATO. D'altra parte, egli stesso, che pure è il leader del più grande partito comunista d'Occidente, rischiò la vita proprio in uno di quei paesi della Mitteleuropa che già allora in Unione Sovietica erano uno dei luoghi di maggiore contraddizione. Voglio tornare su questo punto perché mi pare importante. Credo sia sbagliato dire che la NATO o gli Stati Uniti spingono l'Europa in guerra. Piuttosto mi ha molto meravigliato del fatto che alla fine solo gli Stati Uniti hanno intuito o hanno saputo attraverso il loro apparato di intelligence che cosa sarebbe davvero accaduto, perché anche nei nostri commenti fino a poche ore prima dell'invasione russa si diceva, ma anche i nostri esponenti principali di tutti i partiti, di tutte le istituzioni, che non ci sarebbe mai stata, che a Putin non sarebbe mai venuto in testa di arrivare fino in fondo. Alla fine siamo stati avvertiti dagli Stati Uniti e questo ci dice molto di qual è, diciamo, l'origine dei nostri problemi, almeno come Europa. Dopodiché sul superamento della NATO in realtà è una discussione che si è aperta persino negli Stati Uniti, no? Addirittura da Clinton. È evidente che è un'alleanza difensiva superata l'altro patto di Varsavia e crollata l'Unione Sovietica, deve essere ripensata, però naturalmente sostituita. Intanto, appunto, di che parliamo? Ci ritorno: la Mitteleuropa, questi paesi, l'Ucraina è un paese a sé, ma insomma penso appunto ai paesi satelliti dell'Unione Sovietica, che storia hanno avuto? Noi conosciamo, Maurizio meglio di tutti noi probabilmente, fiori di intellettuali che hanno raccontato la condizione che hanno vissuto le popolazioni di quei territori sotto l'Unione Sovietica e di come abbiano sentito il bisogno di liberarsi da un'oppressione, no? E ci sono stati, c'è una sequela di colpi di Stato, di invasioni che si sono stati negli anni, di primavere, diciamo così, negate, di governi fantoccio. Ed è una storia che è continuata naturalmente anche con la Russia, soprattutto direi con la Russia
di Putin, e questo sappiamo anche bene che ha spinto quei paesi a un rapporto privilegiato proprio con gli Stati Uniti e proprio con la NATO, ma anche un rapporto culturale, anche un rapporto di affinità che ha scavalcato la stessa Europa, che invece molto spesso appunto si è mostrata pusillanime rispetto a tutto questo. Insomma, voglio dire, alla fine questa vicenda ci dice innanzitutto che c'è un criminale, un atto criminale da parte di Putin che invade un paese che liberamente peraltro stava discutendo di aderire alla NATO, probabilmente non ci sarebbe mai riuscito, sappiamo bene come funziona, basta un solo veto, ci sono storie di paesi che non sono in questa alleanza anche per il veto di un solo paese, quindi è evidente che è una scusa, perché conosciamo bene la storia dell'Ucraina, conosciamo gli andirivieni dei governi che hanno spinto questo paese o a dialogare più con l'Occidente o invece a stringere patti con la Russia. Abbiamo visto che cosa è successo in Crimea, vediamo che cosa sta succedendo adesso. Un concentrarsi sul sud del paese per provare a portare a casa, alla fine di questo conflitto criminale, portare a casa un altro pezzo di territorio ucraino, a casa inteso in Russia, un altro pezzo di territorio ucraino, in una logica veramente novecentesca. In tutto questo serve l'Europa come Europa politica, però quando diciamo Europa politica, per non essere solo diciamo romantici, dobbiamo intendere anche proprio un'alleanza di Stati Uniti, d'Europa che si dota anche di una sua forza militare, di una sua politica estera, di una sua politica diplomatica, di una sua politica di difesa, con tutto quello che questo comporta, perché altrimenti rischiamo di essere ipocriti e questo non va bene. Basterebbe chiedersi, ma se fosse l'Italia, che è un paese libero, ad essere invaso, magari da una potenza nucleare, no? Che quindi minaccia l'uso delle armi nucleari che noi non abbiamo, per dire se non ci fate fare quello che vogliamo fare, noi poi usiamo le armi nucleari che possono essere usate peraltro in tutto il mondo, chiunque è potenza nucleare può minacciare tutto il mondo. Noi come reagiremmo anche rispetto all'invio di armi? Probabilmente, ipocritamente, ci diremmo vabbè, noi siamo in un'alleanza appunto quella atlantica in cui questo non può accadere, perché se fossimo attaccati noi come Italia risponderebbe tutta l'alleanza senza farsi nessun problema, naturalmente, se inviare. Ora, naturalmente, questo non significa, e in questo invece mi ritrovo con le cose che diceva anche Maurizio, non significa che noi non dobbiamo avere dubbi, che il nostro margine di manovra deve sempre essere consapevole del fatto che non bisogna spingere sull'escalation. Bisogna verificare bene tutte le cose che si possono fare. Naturalmente sappiamo anche bene, questo lo ha detto il PD e io penso che sia giusto, che tutte le trattative per provare a chiudere questo conflitto sono possibili perché c'è un popolo ucraino che resiste naturalmente con una differenza di forze in campo incredibile, di 1 a 5 almeno. Poi naturalmente stanno dimostrando di essere persino più coraggiosi e più forti degli invasori, nonostante magari sono il quintuplo, e gli invasori si stanno dimostrando ulteriormente criminali, perché vediamo che cosa accade quando si ritirano dalle città, che cosa lasciano dietro, torture, bene, stupri, bene. Insomma, allora, io penso questo anche sul tema delle forze militari, deve esserci un progetto politico europeo. Se c'è un progetto politico europeo, allora l'Europa diventa attore anche che sostituisce il gendarme del mondo che gli Stati Uniti probabilmente non vogliono essere più, questa è la verità. Bene. Ci ha dato fastidio che lo sono stati negli anni, adesso in realtà verifichiamo che cosa accade quando si ritirano, e noi dobbiamo intervenire e essere noi attore, che naturalmente lo fa anche in modo diverso. Io poi sono molto critico, come molti, insomma, sugli errori fatti in passato e anche nel recente passato dall'Occidente, dagli Stati Uniti, però o l'Europa diventa una cosa diversa, oppure noi rischiamo sempre anche la guerra in casa o intorno a noi. Ecco. Bene, grazie Michele Fina, noi ci fermiamo e poi andiamo con un altro giro di interventi a chiudere. Linea alla regia.
Allora, siamo tornati in studio in collegamento Zoom. Richiamo in causa Daniela Torto. Abbiamo parlato del tema della difficoltà ad avere una Europa politica che sia un player che conti davvero in queste crisi internazionali. Questa, insomma, è stata una riflessione unanime da parte di tutti. C'è anche il tema dell'efficacia delle sanzioni che sono state finora disposte, se sono state ancora troppo leggere, se occorre procedere per una intensificazione fino al rischio di non avere più approvvigionamenti del gas da parte della Russia. Questo è il tema caldo degli ultimi giorni, in particolare ha fatto anche un po' rumore la dichiarazione del Premier Draghi circa l'alternatività tra un processo di pace e il tenere i condizionatori o i riscaldamenti accesi nel nostro futuro. Ecco, il Movimento 5 Stelle, anche rispetto a quanto ha detto il senatore Pagano nel precedente intervento, dovremmo riprendere anche situazioni che abbiamo lasciato dietro in questi anni, come le trivellazioni in Adriatico o una qualunque altra forma ci renda autosufficienti dal punto di vista delle fonti energetiche. Cosa ne pensa? Sì, allora guardi, la reazione europea nei confronti della Russia può anche salire di tono, però va fatta una precisazione: vogliamo aumentare le sanzioni, va bene, ma al contempo è necessario che predisponiamo delle soluzioni a tutela di famiglie, imprese e lavoratori che contemporaneamente sono piegati e da una crisi pandemica dalla quale purtroppo ancora non usciamo e da una crisi energetica legata appunto al caro bollette e al caro energia. È chiaro che durante la fase pandemica abbiamo fatto uno sforzo importante, ricordo quello portato avanti dal presidente Conte con il Recovery Fund, possiamo fare lo stesso ora con un Energy Recovery Fund, questa è la proposta portata avanti dal Movimento 5 Stelle per un piano europeo in cui occorrono ingenti risorse da stoccaggi comuni e anche un piano di acquisto condiviso. Ecco, sono questi gli obiettivi che ci dobbiamo prefiggere e purtroppo, ahimè, prima dovevamo investire nell'energia rinnovabile, ecco, si parla di trivellazioni, di tant'altro, ma non si parla di una indipendenza energetica che possiamo avere ad esempio sfruttando i fotovoltaici. Ecco, sono delle le pale eoliche, sono degli accorgimenti che purtroppo vengono sempre troppo messi da parte, eppure garantirebbero una rete che sicuramente non potrebbe essere compromessa tutta contemporaneamente, così come invece si fa quando si dipende, penso, da energia nucleare, penso da impianti che per un singolo guasto mettono e compromettono la distribuzione di energia su un'intera comunità. Noi possiamo essere indipendenti energeticamente, avere il nostro sistema e non andare in blackout tutti insieme. Quindi questa è una posizione che va sviluppata. E voglio ritornare un po' anche sul punto della guerra che non si fa con le mani. Beh, è anche vero che soltanto la pace chiama pace, e se riflettiamo sui tempi e sui modi di armamenti è invece un punto importante. Non sono d'accordo con quanto diceva il collega D'Alessandro, perché siamo in un contesto completamente nuovo. È vero che ci sono stati degli investimenti durante il Conte 1 e il Conte 2, ma lo scenario della guerra ha cambiato tutto. E per quanto riguarda l'Alleanza Atlantica, voglio fare anch'io una breve riflessione. Di solito non mi diletto in discorsi filosofici, perché purtroppo a fronte di questi problemi dobbiamo essere concreti e dobbiamo essere molto più vicini alle esigenze dei cittadini, però
visto che ne abbiamo parlato tutti, ecco, farei una valutazione più ampia sul patto atlantico, perché è vero che non dobbiamo poi nasconderci anche nelle contraddizioni di questi anni, e penso al disimpegno degli USA in Medio Oriente, al ritiro non concordato in Afghanistan, penso anche alla scarsa attenzione per l'area del Mediterraneo. Ecco, questo, tutto questo ci induce a valutare come gli interessi strategici dell'Italia e dell'Unione Europea non sono sempre coincidenti con quelli degli Stati Uniti, ed è per questo motivo che per il futuro tutta l'Europa deve lavorare per sviluppare un progetto di difesa comune europea, che deve partire da due presupposti: uno, il rafforzamento della politica estera, e due, una maggiore integrazione europea anche sul piano politico. Ecco, se andiamo in questa direzione, credo che riusciremo a sopperire a quelle che sono le sofferenze di milioni di famiglie, di milioni di imprese. Ricordiamo anche l'inflazione che galoppa a un più 7%, qui si sta impoverendo il ceto medio. E noi dobbiamo far fronte a queste problematiche in maniera concreta, con meno forse filosofia. Chiedo anche all'altro parlamentare ospite della nostra trasmissione quali sono appunto le mosse che dovremo fare per difenderci dalla crisi energetica e anche dalla crisi economica, ma non posso esimermi, tornando anche al tema della guerra, di chiedergli, insomma, rispetto a questa sua dichiarazione, questo tweet che è andato anche in nazionale nei giorni scorsi relativo alla sua richiesta di dimissioni immediate del presidente nazionale dell'ANPI Pagliarulo entro il 25 aprile, per, insomma, questo è un dibattito che si è scatenato anche a livello nazionale, per un comunicato che è parso a qualcuno, credo anche a lui, visto che ne chiede le dimissioni, negazionista rispetto ad alcune cose avvenute a Bucha. Non so da dove iniziare. Vabbè, partiamo da questo. Io considero patrimonio nazionale l'AMPI, perché difendere la memoria di ciò che è stato per fare in modo che non riaccada e insegnare ai giovani ciò che è stato, poi noi siamo la terra della Brigata Maiella, per me l'AMPI è patrimonio nazionale, emotivo, storico, culturale, politico. Detto questo, chi la presiede attualmente non è che un filo russo, a mio giudizio è un filo sovietico, viene da quel tipo di formazione, è l'ultimo dei kossuthiani attivi e sta conducendo l'AMPI su alcune posizioni. Tutte le posizioni sono legittime, sia chiaro, però è anche legittimo criticarlo, criticare le posizioni dell'AMPI, del presidente dell'AMPI in particolare, tant'è vero che il mio tweet, la mia richiesta è nata all'indomani di un dibattito che si è aperto all'interno dell'AMPI, di cui ha dato conto la stampa nazionale, l'AMPI Milano, l'AMPI Bologna e altre parti, e anche uomini della sinistra molto vicini all'AMPI, sempre invitati all'AMPI sulle iniziative, hanno criticato, esattamente come ho fatto io, quelle posizioni, in particolare sul prima sulla storia, diciamo, della equidistanza, e su questo si può discutere. La seconda questione è su quel massacro che è successo a Bucha, dove praticamente non gli è uscito proprio la parola Russia, salvo dopo le polemiche in un momento successivo dire è indubbio che sono stati russi. Questo è accaduto dopo, ma prima aveva mantenuto la linea, diciamo, e io credo che sia un dovere. Quindi lei si accontenta di questa spiegazione? Ma certo che mi fa piacere, nel momento in cui ha chiarito il presidente, la mia era una provocazione che conta. Quindi, pochissimo. Polemica chiusa. Quindi. Polemica assolutamente chiusa. Per me l'AMPI è un patrimonio nazionale, e anzi, io partecipo a qualunque iniziativa e da solo mi sono fatto la mia battaglietta, lei si ricorderà perché ne ha dato conto, anche per Villa Santa Maria, quando è riemerso su quella montagna la scritta Dux, fatta pulire dall'amministrazione comunale, per essere chiari dove sto e come sono collocato con la mia mente e col mio cuore. Per quanto riguarda le iniziative, diciamo, da adottare, quanto ha rappresentato l'onorevole Torto sono quelle che più o meno descrive il presidente Draghi, però noi dobbiamo dire agli italiani una cosa purtroppo drammatica.
drammatica nella sua semplicità. C'è il tempo di oggi e c'è il tempo di domani. Il tempo di oggi è caratterizzato dalle difficoltà derivanti da una crisi energetica e quindi dall'aumento di costi. Questo aumento di costi, se diciamo tutta la verità, era iniziata prima del conflitto, molto prima, mesi prima, in ragione di una sorta non solo di speculazione ma anche della costante dipendenza energetica che noi abbiamo. La dipendenza energetica deriva da tanti fattori, tranne da uno. Non è che il problema della dipendenza energetica della Russia si risolve con i pozzi dell'Adriatico. Sia chiaro, se qualcuno pensa questo non sa né le quantità né la domanda che ha il paese e quello che potrebbero offrire i pozzi dell'Adriatico. Quindi manteniamo la barra dritta, non ci facciamo prendere né dal no a tutto né dal sì a tutto. Cioè, ragioniamoci. La soluzione è approvvigionarci su altri mercati diversi dalla Russia. Il TAP, che i 5 Stelle diciamo, avevano contestato e si erano incatenati sugli ulivi, gli ulivi sono rimasti lì, finalmente però c'è una condotta che può aiutarci a portare diciamo, altre fonti da altri paesi, tant'è che recentemente il ministro Di Maio è stato proprio lì, nei paesi del Mediterraneo, per utilizzare il TAP, che contestavano, che dovevano smantellare, per aumentare la fornitura. Però, visto che siamo su questo tema, io le aggiungo un'altra vicenda che è molto interessante per il nostro territorio, su cui chiedo anche alla regia insomma di avere un po' più di tempo per sforare, sì, per chiarire anche un altro punto. Lei ha parlato delle trivellazioni in Adriatico, sì. Il presidente Draghi ha parlato della necessità di ampliare la rete dei rigassificatori, certo. Lei sa che ad Ortona, uno dei porti, sì, nei quali Ortona è uno dei porti in cui era stato presentato un progetto di rigassificazione da parte di una grande azienda abruzzese, la Walter Tosto Serbatoio, che è stato bocciato Non era proprio un rigassificatore. Era un impianto che poteva servire. Purtroppo devo svolgere devo essere l'avvocato del diavolo in questa vicenda, perché so, certo, come la pensate, so già come la pensate, certo, tutti. Però ecco, nel momento in cui ci fosse una necessità di tipo nazionale di approvvigionamento di gas GPL, che non è il gas che si estrae in Adriatico, attraverso questi impianti c'è un no da parte del comune di Ortona, un no da parte di tutta la comunità abruzzese a questo progetto. Ecco, si potrebbe riaprire uno spazio per un ragionamento rispetto a un impianti o a impianti di questo tipo, al di là delle discussioni ideologiche e anche delle questioni reali che riguardano la sicurezza sul nostro territorio? Allora, secondo me no ad Ortona, in ragione non perché il mio giardino, non nel mio giardino, perché mi riguarda, perché il porto di Ortona ha un'unica piattaforma logistica, chiaro? Nel momento in cui il porto lavora materiali cosiddetti, tra virgolette, pericolosi, scattano delle norme di sicurezza, cioè la banchina sulle quali si svolgono quelle operazioni bloccano nella fase di stoccaggio, di carico e scarico, le altre attività. A Ravenna, cioè il porto che si occupa della parte commerciale ed industriale, e poi c'è il porto petrolifero, sono divisi in modo tale che i meccanismi di carico e scarico non bloccano l'attività industriale e commerciale del porto. Non è una questione ideologica. Io allora mi sono schierato in ragione della lettura del ciò che sarebbe accaduto al porto di Ortona se ci fosse stata quell'attività. Quell'attività avrebbe comportato il blocco delle altre attività tutti i giorni, nel mentre c'erano queste attività di carico e scarico per motivi di sicurezza. Se si vuole un rigassificatore, se si vuole fare un'attività, ci vuole un porto adeguato. Quindi non è che il mondo gira attorno ad Ortona. Ciò che è adeguato si fa. Se Ortona fosse stata adeguata, le avrei detto assolutamente sì, soprattutto in un momento di emergenza. Ortona, sulla base di un'unica banchina a nord che ha, non può, comprometterebbe le altre attività. Non è un discorso ideologico, non è un discorso ambientalista, è un discorso pratico per tutelare l'attività di un porto che poi diventerebbe esclusivo, diciamo, dell'attività di una sola, di una sola funzione. Questo è quello, il dibattito che si è svolto ad Ortona. Per questo credo il comune di Ortona e la popolazione ha detto no. Nel frattempo lì sono accaduti fatti nuovi. Abbiamo finanziato la più lunga pista ciclopedonale sull'Adriatico, che parte da lì, insomma, c'è anche altro ad Ortona. Questa è la mia opinione, non è che mi posso interpretare, però io per questo, per motivi tecnici, dico, nel merito, dico perché allora si disse no.
e non era un rigassificatore. Detto questo, ripeto, noi se dobbiamo, il tempo T0 è questo, il tempo tra un po', se noi riusciamo a non diventare completamente indipendenti, ma almeno ad alleggerire la nostra dipendenza, è chiaro che ci vogliono delle scelte, anche dei sacrifici. Questi sacrifici vanno accompagnati da un sostegno economico a chi subisce i maggiori danni, alle aziende, alle famiglie, alle imprese, certo, ma non è che ne possiamo sempre uscire con l'idea, diciamo, problema più soldi, perché questa roba qui sta portando, e ha portato, ma per ragioni oggettive, prima la pandemia, oggi la guerra, a un debito PIL, a un debito pubblico che è oltre il 160%, quasi il 160% del PIL. Allora, questa è la situazione, dobbiamo essere seri da questo punto di vista e non promettere soldi a tutti, ma puntare sugli obiettivi possibili. Allora, chiedo ovviamente a Maurizio Acerbo un parere anche su questa situazione dell'Ampi, perché so che anche lui è intervenuto su questo, e sul tema di cui stiamo parlando più generale, relativo alle scelte in termini di approvvigionamenti energetici del nostro paese. Vabbè, io prendo atto che è in corso una campagna maccartista contro l'Ampi, che rappresenta una tradizione, una storia che non è ben nota a Camillo Alessandro, e che ha assunto con coraggio delle posizioni serissime. Ho sentito dire a Michele Fina, citare a sproposito Enrico Berlinguer al congresso dell'Ampi, ti fornirò il video e spero che tu lo possa proporre agli ascoltatori e ai telespettatori di Rete 8 dell'intervento di Aldo Tortorella, che è stato il principale collaboratore di Enrico Berlinguer alla segreteria del Partito Comunista Italiano, partigiano, il quale ha spiegato benissimo la posizione dell'Ampi, che non ha nulla di filosovietismo, anche perché è difficile essere filosovietici nel momento in cui c'è Putin, che ha motivato l'invasione accusando di Lenin di essere responsabile della nascita dell'Ucraina. Quindi voglio ricordare appunto che Putin viene dalla filiera di coloro che con Boris Yeltsin hanno privatizzato la Russia, se la sono spartita, e che erano pappa e ciccia con gli Stati Uniti. Il problema di fondo è che la Russia è comunque un grande paese con una grande storia, è stato un impero per secoli, e ovviamente questa classe dirigente di oligarchi russi comunque non accetta di essere una colonia degli Stati Uniti. L'Europa e gli Stati Uniti avrebbero dovuto cercare di favorire una transizione verso relazioni di pace e cooperazione, invece c'è stata, violando gli accordi assunti prima con Gorbaciov e poi con lo stesso Yeltsin, l'espansione della NATO fino ai confini della Russia. Se accadesse in America Latina, io ho frequentato l'America Latina per tutta la vita nella solidarietà, solo in un piccolo paese come il Guatemala, gli Stati Uniti, per evitare di avere un governo sgradito, hanno fatto ammazzare da 100 alle 200.000 persone. Io sono stato in Salvador nel 1990, dove si vedeva gente senza una mano o senza un braccio da tutte le parti, e macerie a causa degli squadroni della morte. Gli Stati Uniti hanno rovesciato il presidente Allende dicendo che la nascita di un governo marxista in Cile andava contro i loro interessi nazionali. Se vedete la distanza tra Cile e Stati Uniti, mi sembra un po' superiore a quella tra l'Ucraina, certo, e la Russia. L'intera America Latina è stata consegnata per decenni ai militari, che gettavano la gente dagli aerei legata in mezzo all'oceano. Vedi, hanno massacrato. Allora io quando. Scusa, non interrompere, io non ho interrotto nessuno. Allora io quando sento dire che solo Putin è un criminale, mi ribello. Tutti gli statisti occidentali sono dei criminali. E voglio ricordare che gli Stati Uniti, come la Russia, non riconoscono il Tribunale dell'Aia. Quindi, quando vedrò i governanti degli Stati Uniti o figuri come Tony Blair davanti a un tribunale internazionale, allora questi paesi avranno diritto di parlare di diritti umani e di violazione delle regole di guerra. Perché per esempio i russi buttano le bombe a grappolo, ma le bombe a grappolo gli Stati Uniti le hanno gettate su mezzo mondo. L'Italia, grazie a noi pacifisti,
e alle battaglie fatte anche alla presenza di un pacifismo cattolico che fortunatamente esiste in questo paese, per la presenza della Chiesa a un certo punto, grazie a personalità come Gino Strada, alla fine siamo arrivati come Italia a porre fine, ma prima eravamo tra i primi produttori del mondo, si producevano in Italia le bombe al grappolo fino a pochi anni fa. Allora dico io, uno, nella guerra in Ucraina c'è uno storico statunitense, Stephen Cohen, che ha scritto 10 anni fa un libro, War in Ukraine, guerra in Ucraina, in cui diceva chiaramente che la politica degli Stati Uniti stava portando la guerra in Ucraina. L'Italia, per colpa del PD come di tutti gli altri partiti, non da ultimo il Movimento 5 Stelle, perché voglio ricordare che abbiamo un pessimo ministro degli esteri come Di Maio, che è del Movimento 5 Stelle, l'Italia nel 2008, quando c'era il governo Prodi, non Lenin, Prodi, aveva come posizione ufficiale il no all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Anche la Germania, tutto. Perché era evidente che era una provocazione, certo, inaccettabile nei confronti della Russia. Certo. Io vorrei capire su quale mandato il governo Draghi, non so se è stato deciso in una riunione di Goldman Sachs, il ministro Di Maio e il segretario del PD Letta invece, nelle settimane prima dello scoppio della guerra, hanno dichiarato un'assurdità, che se l'Ucraina chiedeva di entrare nella NATO non gli si poteva dire di no, perché questa è stata una delle cause scatenanti della guerra, aggiungo. Beh, una causa o un effetto, vabbè, poi io voglio far notare che l'Italia, la Germania, la Francia, ma sapete, l'Italia non è un paese ininfluente, se i paesi europei avessero dichiarato. Perché guardate bene, poi qui noi abbiamo un'informazione di propaganda di guerra che è simile a quella che c'è da altre parti, perché faccio notare sia in Ucraina che in Russia c'è lo stato di guerra e non si può dire nulla che il governo non voglia, ma in Russia, siccome io sono in contatto con chi fa l'opposizione a Putin, la fa da anni, so che esistono siti, giornali, gente che Putin lo critica. Allora, e ci sono anche le elezioni in Russia, perché anche questa cosa di dire che Putin è Hitler, guardate che è solo propaganda di guerra, perché se Hitler non si può fare la trattativa, e siccome gli Stati Uniti vogliono una lunga guerra per mettere in crisi Putin, devono raccontare che Hitler... Putin è uno come loro, è uno che deve fare le elezioni presidenziali, le vuole rivincere, allora, e fa la guerra. Scusa, io ho ascoltato gli altri. Allora faccio notare una cosa, che prima che ci fosse questa invasione, il Congresso degli Stati Uniti, Blinken e poi Biden hanno dichiarato che si aprivano le porte della NATO. Questo non è che giustifica la Russia, perché comunque l'invasione è un atto illegale, ma crea un contesto. Da ultimo vorrei segnalare una cosa. Questa operazione della Russia è uguale a quella che abbiamo fatto noi, non io che ero pacifista allora e lo sono oggi, ma l'Italia insieme alla NATO e gli Stati Uniti in Kosovo. Il Kosovo era territorio della Serbia come il Donbass territorio della Ucraina. Però noi abbiamo detto, siccome il Kosovo ha una maggioranza di popolazione in quella provincia albanese, noi interveniamo e abbiamo ottenuto, con mesi di bombardamenti, che il Kosovo diventasse repubblica indipendente. Mi pare che Putin stia facendo la violazione uguale, identica, fotocopia. Noi dicevamo che era un'operazione di polizia internazionale e lui la chiama operazione speciale. Cioè siamo di fronte a un mondo che va verso la guerra in un'escalation, in cui noi perché aumentiamo le spese militari? Perché è accaduta una cosa che si chiama globalizzazione. Dentro la globalizzazione l'Occidente bianco, il Nord Europa, il Giappone, cioè le triadi, cioè le nazioni più potenti industrializzate nel mondo, non sono più gli unici paesi avanzati, c'è un gigante che si chiama Cina. Allora noi dobbiamo decidere se vogliamo seguire gli Stati Uniti sulla via della guerra per rimanere la potenza dominante del pianeta, organizzare relazioni di pace multilaterali
dentro il diritto internazionale, ridando un ruolo forte all'ONU, che è stato delegittimato prima di tutto dalle guerre occidentali dal 1990. E da ultimo voglio fare un esempio di cosa può fare l'Italia quando segue la Costituzione. Nel 2006 Israele ha invaso il Libano. L'Italia, invece di fare la filo libanese o la filo israeliana, fece un'iniziativa di pace, quella che avrebbe dovuto fare anche sull'Ucraina, perché la conferenza io penso che si doveva fare a Roma, non da Erdogan, ma comunque l'Italia propose che l'ONU mandasse le forze di interposizione, che sono ancora lì, la guerra si è fermata, noi siamo stati a capo della mediazione tra Israele e Libano, e sono passati anni, quella guerra è finita, e abbiamo invece qui in Ucraina, quello sarebbe, sarebbe sono andati Acerbo, tutti però, con la benzina, perché gli Stati Uniti vogliono una lunga guerra, e allora noi italiani e noi europei dovremmo recuperare la nostra autonomia e fare una politica di pace che nel nostro interesse di italiani e di europei. Noi non dobbiamo essere una potenza dominante. E ricordo che l'ultima volta che noi abbiamo seguito un pazzo che ha pensato che la Germania fosse la potenza più forte, non è andata così bene. Bisognava andare indietro. Abbiamo fatto molti danni. Seguiamo la Costituzione. Michele Fina, per chiudere, per vorrei rilanciarla almeno a lui questo tema del futuro energetico, dell'embargo energetico che si prospetta, insomma, anche per le decisioni su come affrontare questa nuova fase, soprattutto su come dovranno affrontarla le famiglie e le imprese preoccupate rispetto a questi scenari. Ne parlo volentieri, però appunto voglio dire che assolutamente Dio ci conservi le culture pacifiste, che sono molte nel nostro paese e che sono una riserva critica essenziale in una fase difficile come questa, in cui tutte le scelte hanno degli aspetti naturalmente negativi che bisogna considerare e pesare. Assolutamente l'obiettivo è quello che in ultimo si diceva, cioè avere un mondo in pace, un multilateralismo di pace e di disarmo, ecco, che se è multilaterale ha senso naturalmente, quindi è questo il nostro obiettivo, ecco perché il ruolo dell'ONU, ma io insisto anche il ruolo dell'Europa. Purtroppo è evidente che questa guerra non è come quella del Libano, se noi mandassimo delle forze di interposizione veramente scatterebbe la terza guerra mondiale. L'Occidente, la NATO, nessuno può mettere piedi in Ucraina. A proposito, no, avete visto la discussione sulla no-fly zone, non ce la possiamo permettere, quella sì sarebbe un'escalation. Scusa Michele, ma in Libano non c'è andata la NATO, per questo c'è la pace. Dove è andata la NATO, ci sono milioni di morti dall'Afghanistan all'Iraq alla Libbia. Hai ragione, ma c'è andata l'ONU. Sì, e quando entra in azione la NATO, che è un disastro, per questo va aggiunta più presto. Ma sei meglio di me che oggi nemmeno l'ONU potrebbe andare a fare una forza di interposizione in Ucraina, altrimenti sarebbe comunque un atto di guerra da parte nostra, peraltro. Però tutti i crimini che tu elencavi, ad esempio in Sud America e gli Stati Uniti, sono tutti sacrosanti, così come ce ne sono stati altri, anche più recenti, su cui si può discutere. Ma io sono molto d'accordo. Il punto è che tutti questi non giustificano affatto l'ultimo crimine. Quindi su questo siamo d'accordo. E vorrei anche dire, perché sia chiaro, non abbiamo questa, Acerbo, ti prego. Voglio anche dire, perché in questa discussione adesso me ne sono reso conto solo alla fine. Poi noi naturalmente tra di noi possiamo avere posizioni diverse o convergenti a seconda dei punti. Non ci sono esponenti né di Fratelli d'Italia né della Lega. Forse andava sottolineato all'inizio, ma Putin non ha niente a che fare con la sinistra in nessun senso, non ha a che fare nemmeno con la storia della rivoluzione d'ottobre. Basterebbe guardare come l'ha trattato il centenario della rivoluzione d'ottobre, le parole che ha detto in riferimento ai suoi legami con lo zarismo e non con l'Unione Sovietica. Ma basterebbe ricordare i rapporti che lui ha avuto di recente con la destra, la peggiore destra,
sovranista, filofascista, neofascista, neonazista europea, i finanziamenti che ha dato, la cyber war che lui conduce da anni ormai. E qual è l'obiettivo? Peraltro convergente con gli ultracattolici statunitensi che oggi seguono Trump, per capirci. È proprio quello di disintegrare l'Europa, questo progetto, perché è evidente che rompe le scatole nell'idea che loro hanno del mondo. Quindi è un reazionario zarista che non ha niente a che fare con la storia, e piuttosto ne dovrebbero rispondere coloro che dal lettone di Putin fino a Savoini hanno intrattenuto rapporti pericolosi con questo personaggio, che non scopriamo con l'invasione dell'Ucraina essere un personaggio pericoloso. Ha ragione Acerbo quando dice che le sue libere opinioni qui espresse lì sarebbero sufficienti, forse anche un decimo, per condurlo direttamente in carcere, se gli dice bene. Ora, tutte le posizioni sono giuste, è vero, le magnifiche sorti e progressive della globalizzazione vengono messe in discussione da questo mondo in cui purtroppo si rialzano muri. Però rischiamo di rimanere senza gas. Tutti i nostri dubbi sono legati al fatto che parliamo di un paese che non è sotto la protezione di una grande potenza nucleare, perché questa è la contraddizione. Direttore, voglio dire su questo e poi dico rapidamente sull'energia. Cioè l'Ucraina, che non può entrare nella NATO, che non può stare sotto il tallone, non vuole stare sotto il tallone dell'Unione della Russia, proprio per questo è un territorio di guerra. Per questo, se uno si domanda perché non invadono l'Italia o la Germania, che peraltro è completamente in disarmo, adesso si sta riarmando, e invece possono invadere l'Ucraina, proprio perché, non essendo sotto all'interno di una grande alleanza con dentro una grande potenza nucleare, è sottoposta a questi rischi. Può funzionare un mondo così? D'altra parte arriviamo alla questione energetica. Noi dobbiamo, a ragione onorevole Torto, cambiare totalmente la nostra visione della globalizzazione e renderla capace di rispondere a una visione politica. Per esempio, quello che stiamo facendo col PNRR, adesso si parla di recovery 2 per la guerra, cioè spingere la transizione energetica, è esattamente quello che avremmo dovuto già fare da anni. L'investimento sulle energie rinnovabili sono anche, lo abbiamo detto, inascoltati, un grande investimento sull'autonomia politica, sulla sovranità politica, perché è evidente che se tu fai generazione distribuita e sostenibile, tu tuteli l'ambiente e il pianeta, ma allo stesso tempo ti rendi anche meno condizionato da vicende geopolitiche che riguardano sistemi politici nei quali tu non ti riconosci. Probabilmente avremmo dovuto fare molto prima. Adesso dobbiamo correre ai ripari e non aprire discussioni anche qui un po' pelose, no? Ne ho sentita una sul nucleare, no? Che si cerca in questi casi di utilizzare strumentalmente tragedie, pandemia o guerra, per tirare fuori dai cassetti progetti che non hanno senso. Bisogna investire, abbiamo quasi un terzo del PNRR, quasi un terzo del Next Generation EU, cioè dei 700 miliardi che l'Europa ha investito per rispondere alla pandemia, è destinato alla transizione energetica. Dobbiamo mettere ulteriori risorse, e quando l'avremo completata saremo non solo più autonomi, ma saremo anche più sostenibili. Questa è la strada che dobbiamo condurre. Lo diceva, ripeto, Daniela Torto, io la condivido molto. Bene, grazie Michele Fina, grazie a Daniela Torto che salutiamo e ringraziamo, assieme a Nazario Pagano che ci ha lasciato prima e a Emanuel Besleaga che ci ha parlato dal confine tra l'Ucraina e la Romania via Zoom. Grazie a tutti voi e grazie in studio a Camillo D'Alessandro e Maurizio Acerbo. Buonasera. Grazie in regia a Andrea Di Fabio che mi ha regalato quei 10 minuti supplementari senza i quali io non avrei mai potuto concludere questa trasmissione, e grazie a tutti voi, annunciandovi che venerdì prossimo non ci saremo perché, come sapete, è venerdì santo, e allora Rete 8 offrirà uno spazio di prima serata molto atteso alle tradizioni e ai riti della settimana della Pasqua, della settimana pasquale in Abruzzo. Grazie, arrivederci, buonanotte.